Partiti in questo istante, il Napoli che ha battuto il calcio di punizione, Gargano il solito lancio lungo, stavolta Maggio ci riesce, arriva sul pallone, però è più bravo di Maggio il difensore Silvestre, e quindi è il Catania che adesso cerca di farsi vedere in avanti. Ottimo intervento di Campagnani, anticipo su Maxi Lopez, ma i centrocampisti siciliani recuperano palla, c'è Bellucci a metà campo del Napoli, Martinez fermato stavolta da un intervento falloso di Gargano, calcio di punizione per il Catania. Un minuto di gioco a fuori grotta in questo secondo tempo, c'è anche Rinaudo che inizia a scaldarsi e c'è da capire insomma quale sarà il nuovo disegno. Intanto la cosa curiosa è che si scaldano due palermitani e sappiamo che non corre buon sangue tra palermitani e catanesi. Beh, catanesi. Forse non è che Mazzarri vuole puntare anche sull'orgoglio. Comunque calcio di punizione affidato a Mascara, pallone d'area di rigore, pericoloso, bravo De Santis. Aia. In due tempi non era facile, anche perché le punizioni di Mascara sono sempre molto velenose. Comunque sì, lancio lungo in avanti, difesa del Catania con Biagianti che ha la meglio fino a questo momento, poi ancora Etnei nella metà campo del Napoli, ha iniziato in maniera diversa questo secondo tempo il Catania, almeno beh, così sembra, nonostante attaccavano sei dietro inizia anche Denis. Non vorrei che fosse il replay della partita col Siena, ti ricordi che giocavano con una difesa a 6? Mamma mia, il Siena proprio. Campagnaro, fallo laterale per il Catania, in anticipo su Martinez. Sono tre gli azzurri che si scaldano, Denis, Rinaudo e Aronica. Spiace per Cigarini perché non lo avrei visto male oggi, Anche perché anche... tra l'altro è stato un predicato di poter vestire la maglia da titolare per un acciacco di pazienza, evidentemente poi pazienza ha recuperato del tutto e quindi... Fallo laterale battuto dal Catania, recupera palla il Napoli con Zuniga che cerca di servire Lavezzi, il pallone non arriva all'argentino e allora ci riproviamo con Campagnaro di nuovo su Lavezzi, vediamo se si libera di Spolli. Lavezzi, Spolli con difficoltà, bravo Quagliarella a recuperare palla, c'era libero Maggio, Quagliarella non riesce ad arrivare prima dell'avversario, però è bravo comunque Grava naturalmente a dare palla a Maggio. Poi pazienza, apertura verso sinistra dove c'è Amsic, il tocco di Amsic verso nessuno e quindi la difesa del Catania alla meglio, però stavolta attacchiamo con più intensità, siamo più aggressivi, bisogna crederci, bravo, quello che dico sempre io, bisogna crederci, attaccare, fallo laterale per il Napoli, bravo l'attacco di Gargano, Napoli più pronto dal punto di vista agonistico in questa ripresa, 4 minuti, 0-0, fallo laterale per gli azzurri, bisogna crederci, Napoli che ha la possibilità, visto il suo tasso tecnico elevato, di avere la meglio, pallone al limite della rigore del Catania, si difendono gli etnei, Maxi Lopez cerca di ripartire in contropiede, commette fallo su Cannavaro, forza, andiamo capitano, forza, calcio di punizione, battuto con velocità, pallone per Gianluca Grava, subito lo scambio e con pazienza, attacchiamo, 4 minuti, 0-0, dobbiamo andare subito in velocità nella metà campo del Catania, intanto eccola qua, è la maglia ufficiale del Napoli, forza, tutti in campo, chiocciolanonline.it, pallone per Mare Kamsic, Kamsic si ferma, pallone perché, indietro, perché? Poteva servire a Maggio, destra Maggio, era libero, Maggio, niente, c'è anche Zuniga libero, a sinistra, Gargano stavolta lo vede, Zuniga cerca il fondo, c'è Bellucci su di lui, il sinistro di Zuniga è rimpallato dal difensore Treo, sbaglia però il Catania la ripartenza, e Gargano, Napoli sicuramente più tonico, pallone dentro per Zuniga, traversone, buono, testa tentata, non riuscita, Di Maggio, il traversone, ancora il contro cross verso Quagliarella, calcio d'angolo, buono, così mi sta piacendo, via, mini spot via, per via. Voi, vai regia, mini vai, spot, vai. Caffè Motta, facile farlo buono. Calcio d'angolo affidato a Marek Hamsik, quinto minuto di gioco, parte Hamsik in area di rigore, si difende il Catania e poi addirittura è un assedio a questo punto, il Catania si difende nella propria area di rigore, Campagnaro, palla a raso terra, ecco, pallone per Marek Hamsik, subito in area di rigore, viene anticipato Maggio ma restiamo sempre in attacco,
pallone per Lavezzi, cerca il fondo Bocio, effetto traversone basso verso Quagliarella, gol! Cannavaro! 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 Paolone! Paolone Cannavaro! 1-0! Grande capitano! Il mucchio su Cannavaro, il tocco basso nel cuore dell'area piccola, non poteva difendersi così il Catania. 10 palloni nell'area di rigore di continuo. Quando rientrano negli spogliatoi questi calciatori si trasformano. Mazzarri terrà. Mazzarri, ma questo c'ha Mazzarri. Uomo Marone, e sta, bravo. E sapete cosa fa con questi peperoncini Mazzarri? Quello che facciamo noi in postazione. 1-0, sesto di gioco del secondo tempo. Non poteva difendersi così il Catania. 11 giocatori della linea del pallone. Adesso devono giocarsela. Tocco del capitano. Adesso tutto per lui. Giocare. Cannavaro! Paolo Cannavaro! Inserimento anche da centravanti, diciamo. Sì, che ha fatto un tocco da punta. È chiaro. Quasi da centravanti, dici bene. Napoli dunque in vantaggio. Gol in